Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi vi faccio un video da qua per terra perché non vedevo l'ora di farvi questo video, non vedevo l'ora di avere un rack per farvi questo video, perché oggi parliamo di uno dei miei esercizi preferiti quando si parla di spinte sopra la testa, quella della Z Press o Z Press, chiamatela un po' come volete. ZZ sta per Zydrunas Savickas, il suo inventore. Savickas è uno degli strongman più forti quando si parla di spinte sopra la testa. Quindi quando si parla di forza e di spinte sopra la testa e parliamo di Savickas, stiamo andando sul sicuro. La Z-Press è semplicemente un lento avanti fatto da seduto, da per terra, quindi totalmente senza un aiuto da parte delle gambe. È l'equivalente della floor press per il lento avanti, e questo rende un esercizio incredibilmente interessante. Come farlo, come inserirlo nei nostri allenamenti, a cosa stare attenti, ne parliamo come sempre dopo la sigla. Allora, punti fondamentali per eseguire una Z Press. Primo punto fondamentale, avere una buona mobilità delle spalle, perché come dico sempre, se noi facciamo spinte sopra la testa da in piedi riusciamo a compensare con la curva lombare, se invece siamo seduti come in questo caso faremo molta più fatica a compensare con la lombare, e questo per alcuni potrebbe significare che il massimo di spinta che riescono a fare è questo, ovvero non riescono a portare bene le braccia sopra la testa. Quindi questo esercizio non è per voi se avete problemi di mobilità, se invece siete di lì, volete magari migliorarla, può aiutarvi. Quindi se avete problemi, se mentre lo fate avete tensioni che non sono proprio belle, lasciate perdere. Per quanto riguarda come eseguirlo, il setup è decisamente semplice, cioè dobbiamo semplicemente metterci all'interno di un rack, gambe divaricate e diciamo il rack in una posizione tale che riusciamo a staccare il bilanciere con facilità. In questo modo ci mettiamo leggermente all'indietro e portiamo il bilanciere fuori dal rack. La presa è larga più o meno come le spalle, la stessa identica che tenete nel lento avanti, così come nel lento avanti potete scegliere tra carpea o palmare in base a come siete più comodi. Quindi stacchiamo il bilanciere e lo portiamo sopra la testa, chiusura con scapole che spingono. Non cambia nulla per quanto riguarda il lento avanti, quello che cambia è che siamo a terra e che c'è un forte coinvolgimento del corpo, perché se a terra abbiamo le gambe a stabilizzarci, qui dobbiamo fare totalmente affidamento sul nostro busto, sui muscoli addominali e lombari, e questo lo rende molto più stressante ed è per questo motivo che vi consiglio di restare sulle 5 ripetizioni in su. Non vi consiglio di andare sul neurale quando si parla di questo esercizio, vi consiglio di stare con buoni buffer e di tenerlo magari come complementare ipertrofico. Potete utilizzarlo, come dicevo, come complementare del lento avanti se il vostro obiettivo è sviluppare il lento avanti, oppure potete metterlo come alternativa al lento avanti se il vostro obiettivo è la panca, sono le dip o qualsiasi altro esercizio. Spero di avervi dato uno spunto, se avete domande come sempre lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.